Lei con la sua attività mirava soprattutto a diffondere il libro, l'importanza del libro, che è una fonte di conoscenza e soprattutto di presa di coscienza della propria storia e della storia dell'umanità. Guerriera Guerrieri nacque a Cortona nel 1902, è celebre per essere stata una delle prime donne ai vertici di importanti istituzioni culturali nazionali, fu infatti direttrice della Biblioteca Nazionale di Napoli. A Cortona così sono arrivati studiosi da tutta Italia per onorare la figura dell'insigne cortonese. I meriti di questa donna, oltre appunto a quelli di aver riorganizzato e potenziato questa biblioteca, sono quelli di aver promosso la lettura e in modo particolare l'estensione delle biblioteche, cominciare dalle biblioteche popolari, soprattutto nelle regioni del sud che più di altre presentavano, soprattutto in quegli anni, un grosso problema di analfabetismo tra popolazioni non soltanto anziane ma anche della popolazione giovanile. Quest'anno celebriamo 120 anni della nascita e Cortona vuole rendere omaggio a questa grandissima personalità che, lo ricordiamo, non solo ha guidato la Biblioteca Nazionale di Napoli ma ha anche salvato vari tesori, quindi manoscritti, fondi d'archivio, documenti che potevano essere minacciati dal bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. E adesso arriva l'omaggio anche da parte della città partenopea. Oggi noi abbiamo dedicato proprio una stanza, che è una stanza prospiciente il Maschio Angioino, con una veduta sul golfo, dove ci sono i suoi libri, dove c'è la sua scrivania, dove c'è la sua sedia, un ambiente che abbiamo praticamente ricostruito in suo onore.